baby Frank. Non ci avevi visto, vero? E tu, baby Hector? Che cosa avete in mente, ragazzi? Giocare a prendere al volo le caramelle di Kerry? Sembra divertente! Ciao, Kerry! Facciamo un'altra partita? Ok, ragazzi, preparatevi! Baby Frank, stai bene? Pensi che quella caramella ti sia andata giù di traverso? Volete chiamare la super pattuglia? Ok, baby Hector, veloce! Abbiamo un'emergenza, ragazzi. A baby Frank è andata giù di traverso una caramella. Potete aiutarlo? Sbrigatevi, ragazzi! L'ospedale! Cosa stiamo facendo qui, Matt? Ma vieni, ma va bene, papà? Stai per chiedere ad Amber l'ambulanza di aiutarci? Vieni, babà, po'. Fai tu niente, babà. Ragazzi, è arrivata la super pattuglia! Ed hanno portato Amber! Hai qualche idea, Amber? Un bicchiere d'acqua? Frank, potremmo usare il tuo getto d'acqua? Va meglio, baby Frank. Oh no, non va meglio. Ragazzi, qualcuno di voi ha altre idee? Apri la bocca, baby Frank. Hector, ci serve il tuo aiuto. Non preoccuparti, baby Frank. Hector sa esattamente quello che sta facendo. 1, 2, 3. Oh, finalmente! Ottimo lavoro, ragazzi. Ehi, ma dove è finita quella caramella? Cosa c'è di così divertente? Oh, eccola lì! Pa 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 pa.
Amber ha ragione, baby Frank. Non dovresti proprio giocare mentre mangi. Potrebbe essere molto pericoloso. Va tutto bene, baby Frank, purché tu non lo faccia più. Lo stesso vale per tutti voi, bambini. Ottimo lavoro, Super Pattuglia! E Amber, arrivederci alla prossima! La Super Pattuglia! Ciao Jerry! Stai facendo un pisolino prima della gara? Giusto, ma non è ora di andare adesso? Cosa c'è che non va, Jerry? Oh no, Jerry! Qualcuno ha rubato le tue ruote! Ciao, Charlotte! Meno male che sei sveglia! Sembra che Jerry stia avendo difficoltà a mettersi in marcia! Ok, ragazzi, restiamo tutti calmi! Charlotte, tu andrai alla stazione di polizia ad avvisare Matt, Frank e Hector. Jerry, tu resta qui fino a quando torniamo con la super pattuglia. Matt, Frank, Hector, c'è un'emergenza! Gli pneumatici di Jerry sono stati rubati! Jerry non riesce più a muoversi e ha una corsa alla fine della giornata! Dobbiamo ritrovare le sue gomme! Per favore, aiutateci! Andiamo, amici! Jerry, gli altri stanno arrivando. Non ti preoccupare, la super pattuglia ti aiuterà. Ragazzi, Hector dice che trasporterà Jerry al garage di Tom mentre voi cercate le gomme, in modo che Tom gliele potrà rimettere subito appena le avrete trovate. Fantastico! Pronti a partire, ragazzi? Allora vai, Hector! Stai tranquillo, Jerry. Matt e Frank sono i migliori. Ti ritroveranno le gomme in un baleno. Sembra che abbia trovato una pista. Seguiamola. Cosa c'è, Matt? Cosa c'è, Frank? Aspetta un attimo. Questa macchina sembra avere troppi pneumatici. Per caso il ladro si sta nascondendo in quel cespuglio, Matt? Che cosa ha intenzione di fare? Ah, ho capito! Sembra che questo arbusto sia molto assetato, non è vero? Perché non innaffiamo bene il cespuglio, Frank? Fermati, Tyler! Non andrai da nessuna parte! Matt e Frank ti hanno preso! Restituisci le gomme, Tyler! Jerry ne ha bisogno!
Ecco Hector. Giusto in tempo per aiutarci a riportare le gomme a Jerry. Giusto, Matt. Mentre Hector e Frank riportano le gomme a Jerry, tu porterai Tyler alla stazione di polizia. Arrivederci, amici. E ora, Hector, tu puoi prendere le gomme e riportarle a Jerry. Ecco qui i tuoi pneumatici, Jerry. Non mi resta che augurarti in bocca al lupo per la gara, Jerry. Grazie per il tuo aiuto, Tom. Molte grazie anche a voi, Frank e Hector. E per favore ringraziate Matt da parte nostra. Arrivederci, amici. La super pattuglia. Ehi, ragazzi! Che succede qui? Oh, cavolo! Pensi che sia stato Tyler a fare graffiti sulla stazione di polizia? Beh, se dici che non l'hai fatto tu, Tyler, qualcuno dovrebbe indagare. Oh! Va bene, bella pensata. Meglio andare a prendere il resto della super pattuglia per scoprirlo. Voi aspettate qui. Ehi, ragazzi. Matt sta investigando sui graffiti alla stazione di polizia. Potete dare una mano? Ok, andiamo! Ci siamo quasi! Non preoccupatevi, ragazzi, la super pattuglia è sul caso. Cosa pensi, Matt? Quelle tracce devono appartenere all'auto che ha spruzzato la parete. Oh, hai ragione, Matt. Queste tracce non corrispondono agli pneumatici di Tyler. Adesso cosa si fa? Buona idea. Hector, puoi perlustrare la città? Non vedo nessuno che faccia graffiti. Tu sì? Oh, mamma! È Baby Tom! Super pattuglia, dovete fermarlo! Presto!
Baby Tom, perché stai rovinando il muro? Oh santo cielo, è bello che tu desideri rendere carina Car City, ma la vernice a spruzzo non è il modo per farlo. Tranquillo, Frank lo ripulirà con la sua manichetta antincendio. Molto meglio. Grazie, Frank. Sono tutti dispiaciuti di non averti creduto, Tyler. Oh, wow! E Susie ha fatto una torta per te. Cosa ne pensi? Ben fatto, Super Pattuglia. Avete risolto il mistero. Ciao a tutti. Ci vediamo la prossima volta. La Super Pattuglia. Car City è in buone mani oggi, con Matt e Frank che pattugliano le strade. Nessuno darebbe problemi con quei ragazzi in giro. Sembra che Matt abbia addocchiato qualcosa di sospetto. Aspetta, questo non è un criminale, è Tommy il carro attrezzi. Ma che cosa sta cercando in questa strada laterale? Oh no, qualcuno ha rubato un carico di ruote nuove dal garage di Tom. Non ti preoccupare, Tom. Questi ragazzi troveranno il ladro e ti riporteranno le gomme. Ehi, che cos'è quello? Potrebbe essere una pila di pneumatici. Ma no, è solo una pila di scatoloni. Che cosa ha scoperto Frank? Segni di pneumatici, che devono essere stati fatti da qualcuno che guidava velocemente, come un ladro. Guardate lì, ragazzi! Quel camion ha il furgone pieno zeppo di pneumatici nuovi di zecca. Deve essere il ladro. Oh. La caccia è aperta. Veloci, sta scappando! Cosa sta facendo, Frank? Il ladro è andato dritto. Ti stai avvicinando a lui, Matt. Continua così. Oh no, quel furbacchione è riuscito a fuggire. Ma perché Matt sembra contento? Frank, deve aver indovinato che il ladro avrebbe cercato di svignarsela da questa parte. Sì, è vero, Sonny Jim. Sei stato catturato. E l'unico posto dove andrai adesso è la stazione di polizia. Wow, che inseguimento, ragazzi!
E come siete stati astuti a prevedere che il camion avrebbe cercato di fuggire in quel modo e a bloccare la strada. Tom sarà così contento. Si parla del diavolo e spuntano le corna. Ecco Tom. Va tutto bene, Tom. Lui non andrà da nessuna parte. Ma ora che Matt e Frank hanno recuperato i tuoi pneumatici, tu sarai in grado di tenere tutti gli altri veicoli sulla strada qui a Car City. Ottimo lavoro, ragazzi!